Ciao, sono Daniela e sono una balloon artist e oggi faremo insieme questa bellissima composizione. Per la composizione di oggi avremo bisogno di un peluche e una cesta. Questa qui sarà più o meno 16 centimetri, 16-18 centimetri. E guardate la dimensione di questo peluche, ok? 4 di questi qui sono quelle astine di bambù, ok? Avremo bisogno anche di 23 coppie di palloncini 5 pollici, cioè in totale 46 palloncini 5 pollici nei colori che preferite, ok? Un palloncino 19 pollici, 4 modellabili 2,60, il calibratore a 10 pollici, le pinze nel mio caso, la pistola di cola caldo, pompetta manuale, compressore elettrico, forbici e le decorazioni che volete aggiungere voi. Io in questo caso ho questo banner e un po' di nastro rosa. Inizieremo facendo la parte sopra della composizione, cioè la mongolfiera, ok? Proprio il pallone della mongolfiera. E per questo avremo bisogno quindi del palloncino 19 pollici e un palloncino 2,60 adesso. Ma ho bisogno solo di un pezzettino, potete usare anche uno scarto, ecco, per fare una pallina. Devo fare un punto d'aggancio a questo palloncino 19 pollici. Io farò dei nodi, 2-3 nodi. Dovete praticamente fare una pallina, oppure se avete qualcos'altro che vi può servire, io uso questo, ok, come vedete, e lo andrò ad inserire dentro il mio palloncino 19 pollici. Faccio scendere, ok, facciamo scendere. Dovete sentire che deve arrivare praticamente alla fine del palloncino, in mezzo. Sapete che i palloncini hanno questa pallina qui, no? Io la devo far arrivare praticamente lì. Cerco di farla arrivare lì. Bene. E adesso con un altro palloncino 2,60, io uso sempre lo stesso, ci tolgo l'aria, ok? Quindi prendo, centro per bene la mia pallina che ho inserito dentro, tiro, ok? Tiro per bene e faccio dei giri, ok? Faccio dei giri, la tengo ferma così, ok? Per poi andare a legare questa pallina con il nostro 2,60. Faccio 2-3 giri, ok? Ci vuole un po' di forza in questo passaggio, ok? Tiro e vado a legare. Vedete? Che mi rimane la pallina su. Lego per bene. Ok. Perfetto. E questo qui lo posso tagliare. Perfetto. Adesso abbiamo il nostro punto d'aggancio. Questo ci servirà adesso, vedrete per cosa. Adesso vado a gonfiare e lo devo misurare questo a 10 pollici. Vedete, l'ho gonfiato e mi rimane il mio punto d'aggancio sopra. E adesso vado a calibrarlo a 10 pollici. Chiudo normalmente. Ok. Dobbiamo ottenere questo risultato. Quindi abbiamo gonfiato il nostro palloncino 19 pollici, adesso è il turno dei modellabili 2,60. Inizio col primo, ci tolgo l'aria. In totale in questo passaggio ce ne vogliono 3, perfetto. Quindi divido a metà, vedete? È un palloncino 2,60 a metà, che vado a legare al mio punto d'aggancio. Faccio due giri.
e faccio il nodo. Così, uno. E quindi mi rimangono due pezzi, due estremità. Prendo la prima estremità e la porto fino in fondo dove ho l'altro punto, cioè dove ho chiuso il palloncino praticamente, e qui farò la stessa cosa. Vado a chiudere facendo sempre due nodi, ok? E deve rimanere un lavoro di questi, cioè, sembra una corda, ok? Faccio la stessa cosa anche con l'altro, tiro un po' e lo faccio passare sempre qui. Qui vi metterò un po' di zoom così guardate meglio. Ho i miei due e vado a chiuderlo. Bene. Ecco qui, quindi avrete uno e due. Farò la stessa cosa con gli altri due che mi rimangono. Quindi tolgo l'aria. Ok, divido a metà, ho la metà qui, potete farlo da questa parte o da questa parte, come preferite dall'inizio, cioè all'inizio, tanto passiamo da tutte e due le parti. Adesso ve lo faccio vedere da questa parte. Okay. Uno e due. Abbiamo le nostre due estremità. Che poi andremo a legare dall'altra parte. Quindi qui faccio passare a 4, cioè a due modellabili divisi a metà. Una volta che abbiamo legato tutti e tre i modellabili, adesso andiamo a gonfiare le nostre coppie, ok? Queste ci servono perché dopo andranno inserite qui. Vi ho detto 23 coppie, proprio coppie così, a due pompate. Due pompate intendo sia quando vado giù che quando vado su. Così sono due pompate. Quindi uno e due. Qui ho le mie due pompate. Chiudo. Che si veda più pulito, non si vedono queste cose. Questi colli di palloncini li taglio. Ok? Quindi abbiamo fatto la prima. Uno, due. Noi iniziamo con 23 coppie, ok? Se nel caso ci saranno di più o di meno, lo vediamo insieme. Solitamente ne occupo queste 23, quindi taglio. Ok? 1, 2. Cercate che comunque siano belle rotonde, ok? 1, 2. E chiudiamo. Tagliamo. E così via, ne prepariamo 23 coppie. Io ho già pronte le mie 23 coppie qui e adesso vi faccio vedere come inserirle qui dentro. Ok, quindi abbiamo i nostri modellabili, prendiamo uno, ok, iniziamo sempre da su, prendiamo, tiriamo su e questa coppia la farò passare sotto, ok? Sotto il modellabile, posiziono all'inizio, vedete che è all'inizio, posiziono e faccio due giri, ok? Così si ferma lì, sempre sullo stesso modellabile, ok? Dobbiamo riempire tutta questa parte, quindi tutto questo modellabile, inserisco un'altra, vedete?
inserisco un'altra, posiziono e faccio due giri, così mi rimane rifatto sempre sullo stesso modellabile. Un'altra, ok, questo passaggio è importante, i giri sono importanti perché sennò dopo si va a spostare, perché una volta che ci saranno tutti farà un po' di pressione, quindi si può spostare. Bene. Sempre, siamo sempre sullo stesso modellabile, guardate, inserisco un'altra, tiro sul modellabile, vedete che inizia già a volere andare su, ok, quindi posiziono e faccio i miei giri, così. Qui siamo a 1, 2, 3, 4 coppie, un'altra, sempre sullo stesso modellabile, il giro che così, vedete, ecco, seguiamo la sesta, tiro su e inserisco due giri, ok? Guardate come abbiamo il nostro primo modellabile, ok? Ne abbiamo inseriti 6 coppie nel primo. Troviamo il secondo, questi li potete fare tranquillamente scorrere da una parte, ok? Quindi guardate, qui praticamente è come se io avessi un quartetto posizionato, vedete? Qui ci vado a inserire un'altra coppia, alzo, posizione. Guardate come io andrò a far incastrare tra questi due la mia coppia, ok? Così. Faccio due giri e continuo. Uno. Sempre sullo stesso modellabile, giro, ok, voi li inserite poi alla fine, se vedete qualche buco lo sistemiamo. Siamo alla terza, ok, quarta. E io con la quarta vedo che incastra bene con questa qui, con la sesta della prima, del primo modellabile, quindi mi fermo lì, ok? Mi fermo lì, che così dopo, se nel caso, vado a riempire da questa parte. Quindi ho la mia prima linea di coppie che finisce qui, e qui ho la seconda linea che ho inserito solo 4 coppie, 1, 2, 3, 4, questa e da questa qua, parte qui, che poi vedrete che va ad incastrare tutto, ok? Due modellabili e andiamo al terzo. Abbiamo sempre la nostra coppia qui che, guardandola così, come vi ho detto prima, sembra un quartetto, quindi io vado ad inserire qui, a far incastrare qui la mia altra coppia. Quindi faccio passare, cerco di farla incastrare per bene, ok? Giro, perfetto, un'altra, giro, siamo a due, la terza e la quarta. Come vedete anche qui incastra bene, però mi rimane uno spazietto che quello, vedete, che quello lo vado a riempire dopo, ok? Se nel caso si vede, se magari non si incastra con col finale del prossimo modellabile, ok? Quindi siamo a 6, la prima linea l'abbiamo fatta da 6, la seconda da 4 e la terza da 4, ok? Andiamo con la quarta, abbiamo il nostro quartetto, vedete? Quindi vado a fare incastrare sempre.
Giro, così rimane ferma e incassa. Continuo così, 1, 2, 3, 4, guardate 4 e qui quindi c'ho lo spazio per inserire un altro e la vado a inserire in quello prima, cioè nel terzo modellabile che avevamo messo 4, ok? Lo inserisco e qui vedrete come mi va tutto ad incastrare, ok? Non l'ho messo prima perché poi mi si alza tutto, ok? Adesso è ad incastro e quindi abbiamo messo nella prima linea 6, nella seconda 4, nella terza 5 coppie e nella quarta 4 coppie, ok? Quindi adesso andiamo alla quinta. Vedete che mi rimane, non ho tantissimo spazio poi per riempire, ok? Mi rimane poco per riempire. Quindi abbiamo fatto 18. Abbiamo sempre il nostro quartetto di riferimento sopra. Quindi posiziono. Ok. 1, 2, 3 e anche qui lo inserite 4. Ok? Mi rimane solo questo spazio da riempire. Ok, quindi abbiamo fatto 18 più 4, 22. Ok. E questa sarebbe la nostra ultima coppia. Ok. La inseriremo nell'ultimo modellabile che ci rimane, ok? E cerchiamo. Vedete come incastra tutto? Andiamo a cercare il punto d'aggancio che ho fatto, ok? Questa è la parte sotto e questa è la parte sopra. Quindi qui vediamo tutta il nostro palloncino 19 coperto, vedete? Io comunque cerco di mettere sempre sotto un palloncino 19 pollici con uno di questi colori, ecco, che così non, anche se si vedono magari dai buchini è lo stesso colore, si vede poco, va bene? Io ci ho messo adesso uno rosa, quindi adesso andiamo alla base. Abbiamo la nostra cesta con le quattro aste di queste qui di bambù. Io semplicemente ci ho messo un po' di cola caldo da questa parte e poi l'ho incollato qui a tutti gli angoli della nostra cesta. Adesso andremo a posizionare la nostra mongolfiera e per questo avremo bisogno di uno scarto di modellabile 260, di quello che abbiamo tagliato prima. Io solitamente ce le metto nella fine delle quattro aste, faccio così, lascio un po' lungo da una parte, ok? Faccio un nodo. Vedete, ho questo qui per dopo andare a fissare la nostra mongolfiera. Lo facciamo da tutte e quattro le aste. Abbiamo tutte le quattro, ok. Poi vado a controllare dove la fine, cioè la chiusura del palloncino, ok. E così quello lo inserisco, lo posiziono in giù, vedete? Vado ad incastrare. Lei così già si incastra, però per fissarla, per trasportarla, con l'aiuto del nostro modellabile che abbiamo inserito, prendiamo e la facciamo passare in mezzo a una coppia, ok? Basta fare due giri, o se proprio volete la potete legare, ok? Una volta che l'abbiamo fissata alle nostre assi, ok? Controlliamo. Ok, che non si vedano i colli dei palloncini, che poi è brutto, ok? Avete il vostro orsetto e lo posizionate dentro, ok? Io in questo caso ci voglio fare, lui ha già questo fiocchetto beige e ci voglio mettere anche uno più piccolino rosa.
pochettino incollato qui, così anche lui ha un tocco di rosa. Ok, poi lo vado a posizionare dentro. Io ho questo bagno, come vi dicevo, per abbellire un po' anche la cesta. L'ho fatto semplicemente con del cartoncino rosa, ho tagliato dei triangoli, li ho incollati a questo nastro di juta. Anche qui. Prima di continuare, volevo invitarti a iscriverti al nostro canale, a lasciarci un bel pollicione in su e a condividere. Ed ecco qui la nostra composizione finita. Oggi io vi ho voluto far vedere questa composizione in questa dimensione, ma potete usare la stessa tecnica anche con altre dimensioni per fare anche le mongolfiere, quelle grandi, con le ceste, quelle dove vanno proprio dentro i bambini. Potete fare la stessa cosa usando la stessa tecnica, ok? Ovviamente il palloncino 19 pollici non sarà più 19 pollici, sarà magari un 36, vi dico quello che faccio solitamente io. Io quando la faccio grande, questi qui li vado a calibrare a 7 pollici, ok? E ne faccio solitamente 33 coppie. Ok, questa composizione la potete benissimo, se avete un negozio, se vi occupate di questo, potete venderla come un benvenuto, cioè per regalarla per un benvenuto, oppure anche come centro tavola. Solo che per centro tavola, magari, almeno che non abbiano questi tavoli rotondi, belli grandi, potrebbero andare bene. Altrimenti non, magari io la farei un po' più alta, cioè le aste un po' più alte, che comunque permettano che le persone che sono sedute si possano guardare in faccia, perché questo andrebbe a coprire un po'. Oppure potete farne due e posizionarli uno da una parte e un altro dall'altra parte, per abbellire magari il tavolo della confettata. Bene ragazzi, abbiamo finito per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi possa essere d'aiuto. Fatemi sapere nei commenti se volete sapere che colori ho usato di palloncini per arrivare a queste tonalità. Tutti i miei palloncini in questo caso sono in double staff. Ciao ciao, ci vediamo nel prossimo video!